Quella che raccontano le carte di Napoli è una storia con due protagonisti, Bisignani e Papa, alcuni comprimari e un esercito di comparse, fra cui qualche amante e alcuni degli uomini più potenti d'Italia. Per districarsi e capirci qualcosa, bisogna però tornare all'estate scorsa, quella della P3, la presunta associazione segreta, quella che per Berlusconi era composta da quattro pensionati sfigati. Fra questi, per la Procura di Roma, ci sarebbe stato però anche Denis Verdini, coordinatore del Popolo delle Libertà, l'uomo che nel partito decide le candidature. Ed è qui che la P4 entrerebbe in scena per fare il salto di qualità. Alfonso Papa, ex magistrato con l'ambizione di diventare onorevole, con l'intercessione di Bisignani avrebbe informato Verdini delle indagini che lo riguardavano, assicurandogli protezione e aiuto in cambio di un seggio sicuro alle elezioni. E infatti Papa diventa deputato e di lì in avanti raccogliere informazioni compromettenti buone per confezionare dossier e ricatti, ma anche usare notizie segrete carpite negli uffici giudiziari per ottenere nomine, appalti, potere, diventa il reato che sembrerebbe più caratterizzare la P4, accanto anche ad episodi che potrebbero avere più a che fare con il malcostume, l'attività di lobby, lo scambio di favori. Bisignani, che dice di aver segnalato a Tremonti il nome di Mazzei per il poligrafico dello Stato o che si interessa per raccomandare chi voglia entrare nei servizi segreti. Oltre a Verdini, tanti altri sarebbero stati però messi al corrente di indagini aperte sul loro conto, l'ex direttore della Rai Masi, indagato a Trani, l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, coinvolto nelle inchieste sugli appalti al G8, e poi dirigenti di Finmeccanica, imprenditori, commercialisti, ma soprattutto a far rumore è l'interessamento dell'uomo delle mille trame, Bisignani, alle presunte, fin qui ignote indagini che sarebbero state aperte sul politico che più gli è stato vicino negli ultimi anni, Gianni Letta, il potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. È lui che parla, che racconta ai magistrati come funzionava la sua rete, come si cercava di controllare gli amici potenti, i giudici. È lui a dire chi erano gli informatori e le talpe. Le dichiarazioni di Luigi Bisignani vengono messe nero su bianco negli interrogatori. Fatti e circostanze tutti da verificare, ma che per ora svelano un sistema che ha profonde diramazioni. Davanti al PM John Woodcock, Bisignani tira in ballo anche Gianni Letta. Parlavo e informavo il dottor Letta, dice, delle informazioni comunicatemi da Alfonso Papa. Lo informavo, racconta Bisignani, delle vicende giudiziarie che lo riguardavano direttamente e indirettamente, come quella su Denis Verdini, il coordinatore di Forza Italia. Un personaggio, Verdini, che torna varie volte nelle 260 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare. Verdini stringe rapporti con Papa, che fino a quel momento non aveva contato molto, da quando l'ex magistrato si dichiara disponibile a fornire dati preziosi e segreti sulle inchieste in corso. In cambio Papa mi chiese, spiega Bisignani nell'interrogatorio del 9 marzo 2011, di appoggiare la sua candidatura alle elezioni del 2008. Io ne parlai con Verdini, che poi compilò le liste. Nei racconti di Bisignani spunta anche il nome di Italo Bocchino, vicepresidente di Futuro e Libertà e a quanto pare suo buon amico. Anche da lui, sostiene il faccendiere, ho ricevuto informazioni sulle inchieste giudiziarie, ma sul come e sul quando le versioni di Bocchino e Bisignani sono molto contraddittorie, tanto che i magistrati decidono di metterli a confronto. I due però raccontano storie diverse. È vero che ti dissi delle indagini su Papa, spiega Bocchino, tuttavia ciò avvenne in un momento successivo alla pubblicazione delle notizie su questa storia.